Konnichiwa! Benvenuti a tutti quanti voi qui nel canale. Sono come sempre Giappo Gamer, cari Giappo Lovers. Benvenuti in un nuovo episodio di Fiso e No Stars Lost Paradise, ovvero il videogioco su Hokuto no Ken. Allora, siamo giunti all'episodio numero 19 di questa avventura incredibile. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede in questo nuovo episodio in collaborazione con Element Multigaming, la più grande multigaming d'Italia, youtubers e streamers di cui faccio parte e che mi invito a seguire. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede in questo nuovo episodio quest'oggi. Vabbè, lasciamo questo casino. Pensavo di fare qualche minigame, sinceramente. E vabbè, ok. Ma qua di fronte non si può entrare, no, eh? Welcome to the Colosseum. Fa parte dei... Ah, ok, inizia il duello. Vabbè, iniziamo un duello, vediamo un po' di che cosa si tratta. Ok, fa entrare, procedi. Vediamo un po' di che caspita duello si tratta. Oh cavolo, ma chi è? Oh cavolo. Hajimarimasu na. Hokuto Shinken to Nanto. Hokuto Shinken contro Nanto Seiken. Porca la miseria. Due grandissime scuole contro, cavolo. Di tutto menziona Nanto Seiken. Non ho mai conosciuto. Sono due guide nel cielo, insomma, delle stelle del cielo. Vengono guidate dalle stelle del cielo. Hokuto Shinken is Yin. Potere della distruzione, mamma mia. Mediante punti di pressione. Stessa cosa lo Yang, la scuola di Nanto. Mamma mia. Mamma mia. Rei, il maestro della scuola di Nanto. E con gli incontro Yang, infatti, dice anche lui. Lo sto per dire anche io. Dice, ah, tu però sei un po' crudele, eh. Dice, sei veramente sicura? Tu hai causato questo, insomma. Rei è qui nella città di Eden. Poi c'è l'uomo con le sette stelle. Dici tu hai... Ah, ecco, hai detto la verità a Kenshiro? Sì, ci ho tentato. Mamma mia ragazzi, mamma mia che scontro. Mamma mia. C'ho la pelle d'oca, ragazzi. Non so voi, ma io ho la pelle d'oca. Ecco là, adesso. Ecco. Se ne diranno di santa ragione. Io sono Rei della scuola di Nanto. Eccolo qua. Suichoken. Nanto Suichoken. Non so di che livello sia. Devi sapere di chi è questo? Questo capo puro era rosso, era bianco. È diventato rosso. E chi si doveva sposare? Ma ora il sangue dei miei nemici andranno via. Cut down, li taglierò via. Che questa è di mia sorella Airi. Nel giorno delle sue nozze. Porca miseria, che sfiga. In questi tempi bui l'umanità, insomma, ha fatto la sua fine. Loro hanno invaso la mia città, hanno ammazzato i miei parenti e preso Aiki. Hanno tolto la felicità. Tu non avrai speranza. Mamma mia. Io non ho mai visto un uomo come te. Comunque lo farò per mio padre, per mia famiglia. Questo era il guerriero dell'Hokuto Shinken.
Sei tu che hai preso Airi? Dice no. Non sono io. Dice no, ma cosa sta dicendo? Eccala. Porca la miseria. Dice ma come, se hai le sette perforazioni, insomma le sette stelle dell'Orsa Maggiore. Se questi sono i segni dell'Hokuto Shinken. Mamma mia. Dici attacca se lo vuoi. Oh cavolo, stanno alzando la barriera. Cioè la gabbia. Porca la miseria. Cazzo, davanti è veloce. Oh cazzo, questo si preannuncia uno scontro epico proprio. Epico. Kenshiro contro il re della scuola di Nanto. Vai, ah, eccala. Vai, prendi questo qua. Sei veloce, Rei, Cazzarola. E prendi questa roba qua. E vieni, e prendi così. E vabbè, ma che caspita. Vai, vai, vieni qua, vai. Vai, prendi questo qui, così. Oh, accusato, va, meno male. Tocca farlo fuori. Non con i cazzotti banali, ma proprio con le mosse, cavolo. Che comunque è anche vero che è di livello 23, Noi siamo a livello 16, Bisogna dare atto e prendi ste mazzate. Vai, vieni qua, così. Vai, così. Mamma mia, va che sta a metà. Che succede? Che succede? Parato. Cavolo, oddio, che scontro epico. Mamma mia, fuoco. Si sono infuocati. Oddio, che è? Oh cavolo. Oh cavolo. Però siamo ancora in vita, cavolo. Allora vediamo un po'. Inventario, tocca tirarsi su un attimino. Vai, prendiamo questo qui. Ok, così quello ci carichiamo. Vai di arance. Vai anche con la mela. Vai ancora d'arancia. Vai che ci tiriamo su così. Vai di anguria. Ottima l'anguria. Vai di mela. Vai di mela. E vai di mela. E vai di mela. E non ti barare, bastardo. Tacci tua. Vai, prendi questo qua, così. Così. Tacci tua. Vai, presa al volo. Presa al volo. Prendi ste mazzate, così. Vai così. Vai così. Vai così. Dai che ne manca una di mossa, lo facciamo fuori a sto bastardo. Ancora, che caspita è? Ancora parato. Ikuzo Kenshiro.
Sì, eh? Ancora? La stessa mossa? Oh cavolo. E cavolo, ancora, però non ci ha ammazzato. Allora, inventario, tocca tirarsi su di nuovo. Vai di anguria. Vai di birra, cavolo. Vai pure di latte. E fatti beccare, ora siamo belli incazzati pure noi. Abbiamo perso la nostra fidanzata Yuria, cavolo. E vabbè. E non ti parare, prendi ste raffiche di roba, vai così. Vai là per terra. Vai, prendi questo qua, così. Vai così. Vai così. Sì, yatta. Yatta, vai che abbiamo pure livellato, sì. Mamma mia, sì, abbiamo fatto con i rei. Mamma mia, abbiamo battuto. Steso a terra. C'ha pure il sangue. Dice, no, non posso perdere dopo tutto quello che ho fatto. Vivo solo per lei. Devo trovare Airi. Io finché non l'avrò trovata, non mi sottometterò, non perderò. Questa è la fine. No, ancora. Oh cavolo. Chi è? Sokomadeda. Lei. Kenshiro-san. Futari ga tatakau ryū wa mou arimasen. Oddio, dice, non c'è bisogno di lottare ancora di più. Dice, sta zitto. Ano kata o mai ni shitemo mada tatakawareru to. Dice, ma voi sapete quanto sangue hai versato? Per tua sorella? La ritrovate, è lei. Eccola qua. Airi, sei tu? Ma sto sognando o è tutto vero? Airi è qui. È viva. Nisan. Dice qua, ho tradotto così. Nisan sarebbe fratello. Vabbè. Imoto saratteita no wa detsu no otoko datta you desu. Kenshiro-san wa kankei nai. Kenshiro. Ore wa sugita koto da. Dice, tranquillo, va tutto bene, insomma. Puoi andare a vivere sotto un ponte ora. Mamma mia, che agilità. Nisan, fratello. E allora eccoci nella schermata di questo Feast of North Stars Lost Paradise, ovvero videogame su Okuto no Ken o Ken di Okuto, insomma, chiamiamolo come pare a voi. Allora, anche questo episodio numero 19 termina qui, episodio in collaborazione con Element Multigaming, le prende multigaming Italia, youtubers e streamers di cui faccio parte, che invito a seguire. Basta googolare e scrivere element-eu per trovare me e tantissimi altri youtubers e streamers, dove portiamo una valanga di videogiochi differenti. E allora, cari Giappo Lovers, se vi è piaciuto questo episodio, vi invito a lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici per far conoscere Giappo Gamer lungo e largo in tutto il mondo. Ovviamente vi invito a seguirmi nei vari social. Se volete, potete contattarmi, entrare nella pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Basta scrivere Giappo Gamer in questi social, mi trovate agevolmente. In più vi invito a iscrivervi nel mio canale, mi raccomando, attivate la campanella per rimanere aggiornati ai miei vari video, episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E in ultimo vi ricordo anche il mio blog personale su WordPress, giappogamer.home.blog, dove scrivo news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine nel mio canale.
E allora, cari Giappo Lovers, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui. E dal vostro Giappo Gamer, per il momento è tutto. Matane! Nei prossimi episodi!